Ciao a tutti, bentornati nel nostro canale. Come avrete capito dal titolo, oggi voglio fare una full makeup con i prodotti del Lidl, appunto la marca del Lidl nello specifico è la Cian. Alcuni prodotti li avevo già iniziato a testarli, avevo già iniziato a provarli, altri sono totalmente nuovi. Allora, io direi di iniziare subito, man mano che uso i prodotti che ho acquistato da poco vi do il prezzo. Devo anticiparvi che purtroppo per quanto riguarda il make-up non sono molto forniti in realtà, ho preso le cose che avevano, cercheremo di adattarci appunto con queste. Pennelli non ne avevano, quindi utilizzerò i miei pennelli e niente, direi di iniziare. Come prima cosa, proprio in assoluto, devo togliere il ciuffo da davanti perché non lo tollero. E allora, innanzitutto vado a detergere la pelle con l'acqua micellare appunto della Cian. Io utilizzo questa, ho comprato questa che è strucca e deterge viso e labbra, pelli normali e miste. La sto utilizzando da un po' di giorni, come potete vedere. Devo essere totalmente sincera, non mi entusiasma. Non mi piace tantissimo, soprattutto per i trucchi waterproof, perché se conoscete i precedenti video sapete che io utilizzo eyeliner e mascara waterproof e la sera è un disastro. Intanto stiamo facendo un full makeup con prodotti di della Cian, appunto, quindi direi full makeup e skincare direi a questo punto, perché ho preso anche tutti i prodotti, tra cui anche una maschera della Cian, quindi vedremo appunto com'è. Vado ad applicare questa maschera. Allora, ho voluto prendere questa Q10 Anti Wrinkle Mask, quindi in teoria dovrebbe Visibly helps to reduce wrinkles, quindi dovrebbe aiutare a togliere il lucido nel viso, che io soffro soprattutto appunto nel naso, nella fronte, qui sugli zigomi. Io la metto col dito perché, come vi dicevo, non avevano pennelli. Allora, l'odore è piacevole, l'odore è molto piacevole. Sì, effettivamente ne rimane un bel po' all'interno della bustina, quindi direi che si potrà utilizzare per un'altra appunto applicazione. Dice di utilizzarlo una o due volte alla settimana, di conseguenza lo riutilizzerò in settimana. Alexa, imposta un timer di 10 minuti. Ok, ho tolto la maschera, adesso passo al prossimo prodotto, che è questo Ocean Care Cleansing Form with the Power of Red Algae. Non so se si pronuncia così, però allora, in sostanza è una schiuma, quindi come funziona? Vado a mettere una pallina di schiuma sul palmo della mano, la vado poi semplicemente a massaggiare sul viso. Ok, vado a risciacquare. Ok, prossimo step, vado a mettere questa crema, è una crema della linea Hyaluron, un eye cream with ha praticamente principi di acido ialuronico e sempre estratti di alga rossa. E questa linea mi piace particolarmente, ci sono diverse cose appunto di questa linea dell'acido ialuronico
che mi sento abbastanza di consigliare. L'unica cosa che non mi piace è che non specificano la quantità di acido ialuronico che c'è appunto all'interno. Questa è l'unica cosa che un po' mi lascia, diciamo così, però devo dirvi che non mi dispiace assolutamente questa linea. Dopodiché, dopo aver applicato questa, vado ad applicare questo siero, sempre di quella linea che vi dicevo. È un gel intensivo sempre all'acido ialuronico, si vede che mi piace, ne ho usato parecchio, qua ce ne va proprio qualche goccina. Io inizialmente lo mettevo sul viso, ma non riuscivo mai a dosare le quantità giuste. Invece, mettendolo sul palmo e andandolo a spalmare, diciamo, sul viso, riesco a capire appunto quanto effettivamente me ne serva. Questo lo vado proprio a massaggiare su tutto il viso, anziché questo siero giornaliero, chiamiamolo così. C'è anche il trattamento d'urto, che sono appunto delle boccettine da utilizzare per non mi ricordo quanti giorni, che appunto fanno un trattamento d'urto. Io ho preferito appunto questo. La cosa che mi è dispiaciuta, ho anche la crema notte che metto appunto prima di andare a letto, di questa linea, non riesco più a trovare quella giorno, non la trovo da nessuna parte, quindi ho comprato questa crema qui, appunto Q10, azione antirughe, quindi al coenzima Q10, sodio, ialuronate e vitamina E. Quindi ho voluto prendere quella che un po' più si avvicinava a tutti gli altri prodotti che avevo. Questa l'ho acquistata ieri e l'ho pagata 2,99 euro. Allora, l'odore sì, è abbastanza piacevole. Quindi questa è una crema giorno. La crema notte che vi dicevo che ho acquistato si sente che è tanto cremosa, non so come dirvi, tanto densa, quindi appunto quella lì non va bene ovviamente per metterla come base, diciamo così, per il trucco. Questa la sto trovando molto leggera, ha una texture molto leggera, quindi va bene appunto per tutti i giorni. Ok, passiamo alla parte del make up. Come vi dicevo, non ho trovato un grande assortimento, quindi ci adegueremo a quello che ho trovato. Prima di tutto prendo questo fondotinta, lo spacchetto con voi perché appunto è nuovo, proprio acquistato ieri. Allora, questo fondotinta l'ho preso nella colorazione 30 Golden Tan, c'erano 4 colorazioni, l'ho pagato 3,49 euro, è una confezione da 30 ml, quindi non è grandissimo. Spero di aver azzeccato il colore, ecco. Allora, prime impressioni. Mi sembra abbastanza coprente. Sì, ha una coprenza media, ma vi posso dire che sono stranamente non mi dispiace, ecco, mettiamola così. Non mi dispiace, non ha una coprenza proprio da un'altissima coprenza, non è neanche ai livelli di una BB cream, e direi che non mi dispiace. Adesso passiamo al concealer. Allora, il correttore l'ho pagato 2,99 euro.
Anche qui non so se ho azzeccato il colore, ho preso un medium, spero di aver azzeccato. Ok, diciamo che non ha una coprenza proprio altissima. Ma voglio fare questa cosa. Allora, ho preso la Cipria 1,79 euro. Allora, c'erano due colorazioni di Cipria. Questa qui che è la Dark. C'era anche l'altra, era un po' più chiara. Allora, quello che voglio fare io è fissare il primo strato di correttore. E metterne un secondo. Va decisamente meglio. Vado a fissare di nuovo, sempre con la mano. E con un pennello vado a mettere la cipria su tutto il viso. La cosa in realtà che più mi è dispiaciuta è stato il fatto di non aver trovato appunto né terra né blush. Questa cipria non è abbastanza colorata da poterla utilizzare come blush. Idem, non ho trovato un correttore con cui poter fare un contouring. Quindi proseguirò il mio make-up e vi faccio vedere un po' quello che ho visto. Potrebbe essere un'idea per un trucco un po' da tutti i giorni, ecco, una cosa del genere. Adesso vado a mettere la matita per le sopracciglia. Questa l'ho pagata 1,49 euro. Ok. Ho preso questa qui che è una l'11, la medium brown, perché oltre a questo c'era un colore molto scuro che appunto era la dark se non ricordo male, e poi c'era anche il blonde, ma il blonde appunto mi sembrava troppo chiaro per me, quindi ho voluto prendere questa qui che era un colore intermedio. Io solitamente prendo colori che siano tendenti al grigio. Poi ho preso questo duo di ombretti, c'erano in diverse colorazioni, c'erano anche marrone beige, beige scuro e beige chiaro. Io appunto, dato che ho praticamente tutte le palette con, diciamo, toni del marrone principalmente, ho voluto appunto prendere questo un attimino per variare. Sono un grigio scuro e un grigio chiaro. Quindi cosa faccio? Con il mio pennellino vado a prendere intanto quello scuro e lo. Non me l'aspettavo. Adesso con l'altra parte vado a stenderlo sul restante, sulla restante parte della palpebra mobile. Questo duo l'ho pagato 1,99 euro. Ok, adesso prendo l'eyeliner che ho preso appunto, c'era sia quello a penna che questa tipologia appunto di eyeliner. Io quelli a penna, sarà che non mi sono mai trovata, non mi piacciono, non ho idea di come sia la punta. Ok, è la punta un po' più rigida, io solitamente preferisco la punta morbida, però va bene. Grazie.
Allora, diciamo che non scrive benissimo. Allora, questo eyeliner l'ho pagato 2,39 euro. Giustamente voi direte, che cosa ti aspettavi tu da un eyeliner che costa 2,39 euro? Boh, lo ricomprerei? No. Va bene, passiamo al mascara. Il mascara è appunto, c'erano due tipi di mascara, io ho voluto prendere questo qui, appunto il Volume Black. L'altro tipo di mascara che c'era era il waterproof. Ho voluto provare appunto questo, magari chissà si rivela un buon acquisto, almeno questo. Il mascara l'ho pagato 2,99 euro. Non so neanche come sia il pennellino, sinceramente. Allora, il pennellino è così, è di quelli appunto grossi. Proviamolo. Ancora bene che ho le ciglia lunghe, ma se dovessi consigliarlo a chi ha le ciglia un po' più corte, no. Ultimo, ma non per importanza, utilizzo questo, ho preso questo rossetto che ho pagato 2,79 euro. Allora, a parte che io ho una passione per i nude, io ho preso il 15, appunto, nude mauve, nude, ma principalmente c'era un colore che era molto molto bello, ma principalmente ho deciso di prendere questo perché molti rossetti erano aperti. E onestamente non li ho voluti prendere, quindi mi sono orientata a questo che era uno dei pochi chiusi. Finisce un po' shimmer, non mi piace. Cioè, sto bocciando tutto. Vabbè, comunque, siccome non ho trovato un blush, non ho trovato una terra, quello che ho pensato di fare appunto è utilizzare questo rossetto appunto come blush, ma gli estremi. Allora, recensione complessiva sia per skincare sia per trucchi. Allora, i prodotti per la skincare, tralasciando l'acqua micellare, mi piacciono, soprattutto quelli della linea Hyaluron, questi qui che vi dicevo, questi mi entusiasmano particolarmente, questo qui infatti lo sto quasi per finire, spero di ritrovarli perché mi piacciono veramente tanto, vorrei prendere anche la crema giorno che non riesco a trovare di questa linea, spero di trovarla. La maschera, mi sembra una normalissima maschera come qualsiasi che possiamo trovare in commercio, niente di eccezionale, ecco, diciamo così. La crema viso invece giorno che ho preso, questa qui, non mi dispiace, non mi dispiace perché è molto molto leggera, non è, non va a, diciamo, dar fastidio al trucco. I trucchi sono stati un disastro, forse veramente l'unica cosa che si salva è la matita per le sopracciglia. Oltre alla matita, anche gli ombretti non pensavo fossero così scriventi, questo colore non mi dispiace. Ma se dovessi consigliare tutti gli altri prodotti, il rossetto penso che lo andrò a togliere immediatamente perché io non sopporto questi tipi di rossetti. Ci devo pensare, io non sono molto amante di questo genere di rossetti, ma c'erano solo questi, quindi o prendevo questo o non ne prendevo, già mancavano la metà dei trucchi. Tra l'altro sono andata in diversi punti vendita, quindi ho visto anche sul sito e non hanno appunto tanti prodotti, anche se io mi ricordo una volta che c'era proprio una parete enorme di trucchi.
Skincare, ok, bella, ok, va benissimo per il prezzo che hanno i prodotti. Il trucco, no. Epic fail number one. No, tutto bocciato, soprattutto la cipria, soprattutto il rossetto e l'eyeliner e il mascara. Io ripeto, ho le ciglia lunghe di mio, ma l'effetto volume non lo vedo, non mi piace, non mi piace. Ok, detto questo, spero che questo video vi possa essere utile per futuri acquisti, appunto, o comunque magari se voi avete provato qualche altro prodotto che io non ho trovato, appunto, nel punto vendita da consigliarmi e da provare, fatemelo sapere ovviamente qui sotto nei commentini. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di farmi sapere se volete vedere altri video di questa tipologia lasciando un pollicino in su, e ricordatevi anche di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei video miei e della mia sister. Ci vediamo presto al prossimo video. Ciao! Ok, sono passati circa 15 minuti o poco meno e anche il correttore è bocciato perché mi entra nelle rughe in una maniera. Cioè, fa sembrare che io abbia molte più rughe di quante io non ne abbia realmente. Quindi, no.